cauto fraticello. Nell'ambiente conventuale di San Giovanni Rotondi si racconta un apologo che mette a fuoco le responsabilità del demonio tentatore e quelle dell'individuo. Un fraticello novizio, a cui piacevano molto le uova fresche, quando la gallina, per avvisare che l'uovo era pronto, Terminava di cantare naturalmente Cocco faceva e faceva diciamo avviso al pollaio. Il ragazzotto, sentito l'avviso della gallina, andava nel pollaio e lì prendeva l'uovo scodellato, fresco fresco o caldo caldo. Una sera più che bere l'uovo fresco, lo voleva la coca. Ma eh, 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 non c'era mezzo per cuocere un poco l'uovo. E allora andrò in cucina e trovo la cucina chiusa, andrò in un'altra parte con, fiamme, con le fiammelle, niente da fare. Pensò: vado in chiesa, c'è la lampada del Santissimo e riscaldo l'uovo. Alla, alla fiammella della lampada del Santissimo e fa così, va in chiesa e prende questo uovo e, e girante, girante anche un poco cento, sì, po' pastrelle delle mani, tiene l'uovo sulla fiammella. A un certo punto entra il superiore davanti all'altare e vede questa scena e dice, che stai facendo? E eh, no, padre, non, non sono stato io. È stato il demonio che mi ha tentato. E si sente uno schiaffo sonore per tutta la navata della chiesa. E poi una voce. Non sono stato io, è stato il diavolo che mi ha tentato. A chi sei stato tu? Io non ci ho pensato proprio. Ho ben altro da fare. Chi lo sa quante volte anche noi, quando ci troviamo a tu per tu a prendere delle decisioni o chiarire dei fatti, diamo la colpa al diavolo e il diavolo beh, volentieri ci sfisserebbe un bello schiaffo per dire: Io non ci ho pensato. Tante volte ci pensa e ci pensa volentieri di metterci alla prova e di tentarci. Però noi dobbiamo stare attenti. A non scendere a discussione proprio con il demonio. Riguarda l'Apostolo Giacomo, raccomanda di non ingolpare Dio stesso. Egli scrive: Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non denta nessuno al male, altrimenti non è Dio ciascuno piuttosto è tentata dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Allora bisogna ammettere che la radice velenosa da cui hanno origine le tentazioni è la concupiscenza, cioè l'istinto ribelle alla ragione e alla legge di Dio, il desiderio disordinato della soddisfazione dei sensi, dei beni di fortuna, il desiderio di una sistemazione migliore. L'Apostolo Giovanni parla di concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e superbia della vita, cose queste che non provengono da Dio ma dal mondo. Il mondo, secondo la Sacra Scrittura, è l'insieme delle creature che inconsciamente oppure volontariamente incitano al peccato con l'esempio, con la parola, con gli scritti, con le figure e in tanti altri mezzi. Di conseguenza, molte volte il demonio non agisce direttamente nella tentazione, ma si serve di noi stessi. Un tentatore straordinario per Gesù lo fu lo stesso Pietro. Gesù annunziò che sarebbe andato a Gerusalemme, dove poi sarebbe cominciata la passione, la morte, eccetera, con tutte le, le triste conseguenze. e Pietro voleva bene a Gesù a sentire questo discorso. Chiama in disparte Gesù e dice: Maestro, ma non andiamo avanti ritiriamoci in un'altra zona lontana da Gerusalemme. E così non passi tutti questi guai. Cioè Pietro suggerisce qualcosa di grave ma inconsciamente, cioè, in sostanza, voleva dire Gesù: lascia stare la redenzione, la morte di croce, e, e l'uomo si vedrà come si potrà salvare. In sostanza, Pietro dava il consiglio dell'abolizione della redenzione, della morte e, e, e sofferenza della croce. E Gesù che cosa fa? Dice: Pietro, tu sei Satana. Tu mi tendi, lungi da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Non conosciamo la reazione di Pietro. Io penso che interdetto nel sentirsi chiamare Satana avrà borbottato, vai a fare bene. Gli ho dato un buon consiglio. Eh no, anche noi potremmo dire tante volte abbiamo dato un buon consiglio, ma quel consiglio ci allontana dal progetto di Dio, progetto di amore, per se stessi, in, in rispetto al progetto di Dio, ma amore per tutta la creazione, amore per gli uomini come noi, creati da Dio come noi e resi nostri fratelli.